Ciao a tutti e a tutte. Scusate l'assenza, ma non sono stata molto bene. Ma quando mi sento abbastanza in forma, rieccomi qui di nuovo da voi. E tornando sempre all'ultimo materiale che stiamo utilizzando, ovvero la lana cardata, ma badate bene, lana cardata sì. Alcuna ne acquisto, altra invece la pettino, perché se riesco a trovare dei bei colori, io approfitto e uso la tecnica che vi ho insegnato e mi è scappata, ecco qui, la tecnica che vi ho insegnato, ovvero preparare tanti ciuffetti, legare nel centro i ciuffetti e pettinarli fino a quando avremo ottenuto questo effetto. Una volta ottenuto questo effetto, che è simile lana cardata, noi potremo realizzare qualsiasi soggetto abbiamo desiderio di fare con una spesa veramente, veramente irrisoria, anche perché normalmente la lana cardata ha un costo. Allora, cosa ci servirà per realizzare la nostra sirena? Beh, ci servirà sicuro sicuro della lana coloratissima per realizzare i capelli. Una lana rosa o tinta carne per realizzare il busto della nostra sirena, che poi potremo trasformare in fatina. Beh, magari questa volta faremo la sirena e la volta successiva magari realizzeremo la fatina. Vedrò un po' come potermi venire incontro, sempre cercando di realizzare ovviamente quello che mi viene richiesto. In questo caso mi è stato richiesto la sirena, che si vede maluccio per via della luce, ma non preoccupatevi, poi la capirete meglio a man mano che la facciamo. Allora, mi servirà della lana. Lana che andrò a pettinare e a cardare, come vi ho insegnato nei video precedenti. Ricordate che quando andate a vedere gli ultimi video che realizzo, non scartate quelli fatti in precedenza, perché in qualche modo uno si attacca all'altro. Allora, della lana colorata. Io ho usato per dirvi i colori, il fucsia per i capelli, ma potrebbe essere anche blu, potrebbe essere rosso, potrebbe essere verde, marrone, in base a quello che avete voglia. Il rosa per realizzare la piccola parte del busto, vedete? E quella ci vuole rosa, ma qualcuno mi ha detto magari anche di fare il corpo celestino. E sinceramente non lo so, perché il celestino ancora non ce l'ho portata di mano. Io comunque vi faccio vedere questa, che può essere un'idea per un compleanno di una bambina, per delle bomboniere, per una festa di compleanno, per un dopo compleanno, per la decorazione di una torta scenografica, per un portachiavi. Beh, insomma, come al solito io vi sparo l'idea e sta a voi creare l'opera. Allora, come vi dicevo, ho fatto il fucsia per i capelli, ma possono essere anche arancioni, qualsiasi colore vogliate voi. Il rosa per il busto. Ho realizzato un po' di turchese per la parte iniziale della mia, come si chiama, coda. Poi ho fatto il verdino, che poi ho ricollegato di nuovo con il turchese per fare la parte finale, o meglio la pinna per poter far nuotare la nostra sirenetta. Poi cosa ci serve? Indoviniamo, indoviniamo, indoviniamo. Ci servirà l'appoggio, quello dove noi andremo a piantare l'ago, altrimenti faremo i buchi dovunque. Ci serviranno ovviamente gli aghi da cardatura o da infeltrimento, come dir si voglia. Se dovete pettinare la lana, vi servirà la spazzola per cani e infine tutti i colori di lana che desiderate, magari anche dei pennarelli per disegnare gli occhietti, la boccuccia, qualche decorazione se volete fare qualche scaglia all'interno della pinna della nostra sirena. Beh, insomma, svariate cose, ma una cosa importante c'è:
ci serviranno due scovolini, perché questi saranno i ferretti che ci daranno l'opportunità di realizzare la struttura per la nostra sirena, fatina, elfo, tutto quello che volete voi. Ci serviranno questi per una ragione. Io ho constatato che utilizzando il ferretto, quello più rigido, quando passo l'ago, mi si rompe l'ago. Con questi che hanno tutti i peluchi intorno, è molto, molto più facile perché passando attraverso l'ago non si rompe. Allora, che ne dite? Cominciamo? Subitissimo! Eccoci qua. Ora dovremo preparare, attenzione, sposto i capelli e vi faccio vedere il busto che è realizzato al di sotto, che è questa parte: testa, spalle, braccia, busto. Sotto ci sono i piedi, che ovviamente non si vedono perché li ho nascosti con la pinna. Ma se andiamo a vedere dove ho passato con l'ago, sicuramente vi accorgerete che c'è una parte interna che si divide a metà. Come si fa? Si fa così. Vado a piegarne uno a metà. In questo modo. Piego anche l'altro a metà. Nello stesso modo. Inserisco uno all'interno dell'altro. Così. E vado ad aprire l'anello. Vedete? L'ho inserito. Ve lo faccio rivedere, l'ho inserito all'interno e vado ad incastrare la parte piegata all'interno del buco, così. Da 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 da. Aspettate che ho girato troppo. Da 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 da. E lo porto a finale. Cosa intendo per finale? Ne vado proprio a chiuderlo. Come se dovessi fare un nodo, ma in verità è un piccolo gancio. Ok, aspettate. Ecco qua, vedete? Ho fatto praticamente il nodo nel centro. Questo farà sì che rimanga un pezzo unico. Ora vado ad abbassare perché devo anche realizzare il corpo. Come vedete, finisce con quattro tentacoli. E li dovremo trasformare in due. Allora, passeremo all'interno, in questo modo, i nostri tentacoli, facendo ben appiattire, ok? Li faremo arrivare qui. Poi decidete quanto grande volete la testina della vostra sirena. Fatto questo, andremo a piegare e schiacciare, vedete, nel punto in cui ho deciso di far interrompere la mia testina, ok? E a questo punto prenderò uno del 4 e lo girerò attorno forte e andrò a formare una parte del collo. Ora andrò a prendere l'altro lato, ok? E farò la stessa identica cosa. E come vedete rimangono 2 e 2, 4. Ovviamente questa sarà la testa, questo sarà il busto e queste saranno le gambe. Io vado a piegare questo per formare il braccio. Ok? Vado a realizzare la lunghezza del braccio che desidero. Prendo le mie misure. Dopodiché la parte finale, vedete, questo l'ho piegato a metà, vado ad incastrarla in questo modo. Ok? E giro anche le braccia per farle più sottile. Giro, giro, giro. Ed eccole qua, la testina, le braccine. Se vedete che sono troppo lunghe, vi basta, cioè troppo corte, vi basterà allungarle un po', ovvero invece che piegarle esattamente la metà e farle girare in questo punto, così, dipende sempre da quello che volete fare voi, eh? Io ve lo faccio vedere sempre in più modi per darvi l'opportunità di
di trasformare la mia idea in una vostra opera. Ecco qua, vado ad aprire le braccia e le ho riportate alla stessa lunghezza di prima. Voglio le braccia più lunghe e farò questo. Prendo la misura, scelgo quanto le voglio lunghe e poi, invece che partire dalla fine, partirò dall'inizio, girandolo su se stesso per raggiungere la proporzione che desidero. Ok? Ed ecco qua la manina, la testina che poi andrò ad allargare piano piano, ovviamente, come desidero io, abbassando le braccia del nostro pupazzo e dandogli la proporzione che desidero. Ricordate sempre che siete voi, vedete, ho abbassato il collo dando più spazio alla testa. Faccio la stessa cosa che dall'altra parte. Controllo un attimo la misura. Quando ho trovato la misura che più mi aggrada, vado, partendo dalla parte iniziale, a piegarlo. E la giro fino a quando sarà bella compatta e avrà largo solamente la parte finale. Ed ecco qua, realizzata la testina e le manine. A questo punto dovrò decidere in quale punto voglio far partire le gambe e farò la stessa cosa. Girerò fino a quando avrò trovato la posizione giusta per le mie gambe. Ok? E questa è una. Questo se vogliamo realizzare un elfo o una qualsiasi altra cosa. Ma se le gambe ci interessano poco, andremo a realizzare anche il culetto. Come? Così. Faremo un nodino, vedete? Vado a piegare, vado a scegliere. Qui ci sarà il busto e questa sarà la parte finale del busto. Io vado a piegare, girerò su se stesso, in questo modo, e lo solleverò portandolo dietro. Dopodiché metterò di nuovo pari le gambine. Sceglierò in quale punto posizionare il culetto. Ed eccolo qua. È semplice. Allora, a me ora non servono queste parti perché comunque sto facendo una sirena, ma se doveste realizzare una fatina o altro, vi serviranno, perciò tagliatele pari. È semplicissimo. Abbiamo realizzato il busto della nostra fatina. Ora dobbiamo ovviamente fare anche il corpo, o meglio la parte in vista. Io userò due perché l'ho letteralmente sfasciato e vi farò vedere. Vedete, io vado a prendere la lana che ho pettinato, i ciuffi che ho pettinato. Vado a togliere la cordicella centrale. Ok? Suddivido questa parte in più ciuffi. Una, due, tre e quattro. Perché questo? Perché prendendone una piccola parte andrò a iniziare a comporre il mio corpo. Eccomi qua. Se non mi piace la testina, la faccio più piccola, eh? Ecco qua. Vado partendo dalla testa. Appoggio questa parte in questo modo, al di sopra, e comincio a girare. Ok? Una volta iniziato a girare, aspettate che, come dicevo, l'ho sfondato, vado a prendere il mio ago. Vedete? Sposto la manina e qui ho appoggiato la lana. Piano piano io vado a provvedere per infeltrire la lana che circonda la mia testolina. Ed eccola qui bloccata. Vado a continuare a girare ancora, sempre con prudenza, senza fare gruppi troppo grossi, ma cercando di mantenere la forma che ho scelto per la mia testa, perciò giro, giro, giro intorno e quando scelgo porto verso il basso, vedete? E vado ancora una volta con il mio ago ad infiltrire tutto intorno, in modo che la lana pettinata o cardata o quella che usate vada perfettamente a compattarsi con il mio ferretto. Ok. Vado a prendere un altro ciuffo di lana
e faccio la stessa cosa scendendo. Allora, appoggio, vedete, lì sopra e lascio sempre una puntina, perché questa la porta verso il basso. Vedete, prendo la puntina finale, la trasporto verso il basso e comincio a girare intorno al mio collo in modo abbastanza forte. Giro intorno. Quando ho girato il mio collo, vado con il mio bastone, cioè meglio con il mio ago, ad infeltrire e a rendere bella tosta questa parte appena realizzata. Ecco qua. Quel che mi avanza lo porterò giù. Così. E vado sempre a bloccare la parte finale, mi raccomando, non abbiate fretta. Ok, adesso devo fare anche il busto centrale. Il busto come lo farò? Lo farò così, partendo sul davanti, vado a metterlo incrociato, vedete, e comincio a partire realizzando le spalle andando su e giù. Vedete, su e giù, su e giù, in modo da prendere le spalle in modo completo. Quando ho finito il giro delle spalle, farò la stessa identica cosa. Appoggerò sulla mia base e con il mio ago andrò ad infeltrire la mia lana, cercando di passare in tutti i suoi punti perché diventi un'unica parte, in questo caso un unico colpicino. Vedete? Adesso vado a fare le braccia. Perciò prendo un altro ciuffo e vado a realizzare le braccia partendo dall'inizio, come ho fatto per la testa. Appoggio nella parte iniziale, faccio un giro e quando ho fatto un giro, mi raccomando, il giro deve essere completo, non fate come me che è scivolato via. Ecco qua, niente, sono scivolosa oggi. Fatto un giro, vado con il mio ago ad infiltrire la lana. Ovviamente io per questione di tempo lo faccio sempre velocemente. Vedete, tiro forte e giro. Voi fatelo con pazienza e, come al solito, fate attenzione ad ogni passaggio. Fatto questo, voi prenderete come al solito il vostro ago e andrete ad infeltrire. Tutta la parte è appena attaccata. Io mi sono incostrata in un angolo e ho fatto solamente la... Ok, scusate, vado verso l'interno. Non l'ho fatto e probabilmente non ve l'ho neanche detto, ma vado verso l'interno del braccio partendo dalla mano. Faccio girare tutta la lana possibile e quando ho girato tutto il ciuffo, diciamo così, vado a bloccarlo e vado ad infeltrire ancora una volta la mia lana per posizionarla e per fare un unico blocco. Ecco qua. Ecco qua, facciamo anche il lato. Tan, giro su se stessa e vado a fare tutto il lato. Questo è un ciuffo che non ci interessa, vado a prendere un altro po' e giro ancora, tornando, partendo dal braccio esterno, andando fino al busto, perché vi ricordo che il busto comunque deve essere leggermente modellato. Vedete, vado verso il centro, girando tranquillamente e poi giro intorno al mio corpo facendo le spalle e tornando giù, facendo le spalle e tornando giù. Quando ho raccolto tutta la mia lana, ovvero non riesco più a tenerla, appoggio per l'ennesima volta e vado a fare con il mio ago l'infeltrimento centrale, facendo attenzione a prendere tutti i punti, altrimenti la lana non si infeltrirà bene. Ma piano piano vi accorgerete che
che diventerà sempre più facile. Attente alle dita. Ecco qua, vedete? Il corpo piano piano prende forma. Ora vado a fare anche l'altro braccio. Ecco qui. Parto dalla mano. Questo vi serve, i primi punti che stiamo dando ora, quelli veloci veloci, vi servono soprattutto per fermare la lana. Dopo, una volta che avete fatto il giro di tutto e avete praticamente rivestito tutto il vostro busto, tutto il vostro colpicino, andrete a ripassare nei vari punti per renderlo ancora più bello e più perfezionato, diciamo così. Ecco qui. Vedete, vado a tirare le varie parti, giro giro, e a man mano che scendo, come ho fatto prima, vado a posizionare la mia lana, sempre con prudenza, non abbiate fretta, per due motivi: uno, che se battete troppo forte rischiate di rompere l'ago; due, se andate troppo veloci rischiate di prendervi il dito. Mi sembrano due motivi piuttosto validi. Allora, fatto questo, vado a raccogliere l'altro dito e comincio, come ho fatto prima, a girare intorno fino ad arrivare al mio busto per poter realizzare la parte centrale del mio corpicino. Assicuratevi di fare tutte le parti, perché più sarà fissato in ogni parte e più sarà bello da vedere. Ecco qua. Questo succede perché sto facendo un personaggio piccolo. È ovvio che più è grande e più è facile realizzarlo e più lo potete perfezionare. Io adesso lo sto effettivamente facendo piccolo, anche perché altrimenti mi ci vorrebbe molto tempo. Comunque la base è sempre quella che vi sto facendo vedere. Partite dalla testina, poi scendete. Fate il busto, fate tutte le parti del busto, se vedete che della lana è rimasta indietro, o la tagliate o infeltrite anche quella. Scegliete voi. Ecco qua. Ok, vado a rivestire un altro po' la mia testolina perché mi sembra un po', come dire, vuota. Allora vado, come ho fatto prima, parto dalla base in alto, scendo, vedete, e blocco la mia testolina. Controllate sempre il lavoro più volte per essere sicuri di averlo fatto bene. Fatto questo, vado a bloccare anche il collo, perciò girerò su se stesso in questo modo. Prenderò la lana, la tirerò bene e la girerò intorno per fare una bella testolina. Tolgo la lana in più che non mi serve e faccio una bella testolina rotonda. Ecco qua, piego verso l'interno la mia lana e blocco. Poi io vi ho fatto vedere adesso due passaggi, ma voi potete farne 3, 4, 6, 7, in base a quello che ovviamente volete realizzare voi. Se dovete realizzare una scultura sul viso, certo, due strati non vi basteranno. Se volete realizzare un qualcosa di più grosso, vi ci vorrà più materiale, ovviamente. Però ora vi faccio vedere che vado a realizzare tutte le sue parti. Ok. Stringo un po' il collo e per stringere vi basterà passare più volte, vedete? Io passo il giro. Passo giro in questo modo, irrigidisco, infeltrisco e assottiglio il collo.
Ok. Fatto questo, adesso io andrò a dare un po' di forma al mio busto, perché in questo momento non ne ha molto. Ok, vedete? Vado a prendere un altro pezzo di lana. Come vedete, questa è tutta lana pettinata che io sto riutilizzando. Vedete, uno, due, faccio un giro intorno al busto in questo modo e poi infeltrisco. Visto? Ho bloccato intorno al busto e comincio a dare forma al corpo che voglio realizzare. Ok, faccio un busto, giro tutto intorno e poi vado ad infeltrire. Visto? Piano piano, con tanta pazienza, sempre per le due ragioni che vi ho detto prima. Visto? Vado a realizzare il busto. Ok, fatto il busto, cosa mi mancherà? Mi mancherà il seno, giusto? Allora, se avete messo abbastanza lana qui, lo potete realizzare direttamente, ma io non ce l'ho messa proprio per fare cose separatamente. Allora, questa parte la lasceremo dritta, perché comunque sia per fare la sirena non ci interessa, vedete? Vediamo, togliamo quel che non ci serve. Vado a prendere una forbice per tagliare la lana in più e cominciamo a dargli forma. Utilizzando la forbice andremo a tagliare i pezzi in esubero, perché ovviamente dovremmo dare forma a questa sirena. Perciò andremo ad assottigliare le spalle e tireremo sulle braccia. Andremo ad assottigliare le parti più grosse per dare più forma alla nostra sirena. Controlleremo che si è fatta bene in ogni sua parte. Andremo a passare con il nostro ago per infeltrire le parti non ancora infeltrite. Ecco, visto mi si è rotto l'ago. Ecco la ragione del perché bisogna fare questi lavori con calma. E avremo realizzato il busto della nostra sirena. Ora faremo il seno. Ecco qua, ora prenderemo il seno e faremo un giro in più nella posizione, diciamo, del seno, incrociando la nostra lana. Uno. Vedete? Uno. Fatto questo, blocco la lana o posteriormente. Faccio la stessa cosa intrecciandomi dall'altra parte. Ok, uno, blocco dietro e vado avanti. Vado a bloccare come ho fatto prima, con calma, e vado a realizzare il busto. Vedete che adesso ha una forma un po' più umana. Ora andremo a realizzare utilizzando un po' di rosa due palline che andremo ad applicare direttamente sopra. Vedete, faccio così, semplicemente metto una pallina, niente, scivola la pallina finché non è della consistenza desiderata. Vado a schiacciarla con il mio ago. Ok, prendo di nuovo la mia pallina e la avvolgo su se stessa facendola girare, facendo attenzione a non prendermi il dito. Le do prima forma. Ed ecco qua. Fatto questo, scelgo il punto in cui voglio mettere il seno. Vedete, ho realizzato una goccia più o meno.
vado ad appoggiarla di sopra e con l'ago vado a bloccarla, ovviamente piano, con attenzione, perché vi ricordo che lì sotto ci sono il ferretto, c'è lo scovolino e noi andremo a dare forma. E a man mano che passiamo, ovviamente modifichiamo per dare sempre più forma a quello che è l'aspetto che vogliamo dare al nostro personaggio. Ok, vedete, un seno è spuntato. Adesso dobbiamo fare anche l'altro. E come lo faremo? Allo stesso modo, prenderemo un po' di lana, gireremo. Mi sa che mi conviene fare così, faccio prima, giro la lana su se stessa e poi comincio a dargli forma come ho fatto prima. Appoggio in un angolo e infeltrisco con calma. Pianino, senza beccarmi un ditino. Ecco qua. E ora vado dall'altra parte e attacco anche questo seno allo stesso identico modo. Ecco qua, e abbiamo realizzato il seno della nostra sirena. Ora che fare? Ora andremo a realizzare effettivamente il corpo della nostra sirena. Di che colore lo vorremmo fare? Allora, questa volta ne farò i capelli biondi. Ok? Prima che li avevo fatti viola, ma è questo sempre per far vedere che poi sta a voi la scelta di quello che volete realizzare. Allora faremo il vestitino, glielo faremo, vediamo un po' che colori ho, arancione, ma i capelli li faremo neri. Allora prenderò il vestitino e farò così, prendo un po' di lana, questa volta è cardata come vedete anche voi, e faccio questo lavoro, piego a metà, vado ad applicarlo al di sotto del seno, piano piano, in questo modo, e poi lo sollevo prima un lato per fare la forma del seno e lo porto giù, vedete? Blocco con l'ago, ovviamente infiltrando, in modo che mantenga la sua forma. A questo punto faccio l'altro lato allo stesso identico modo, ok? Facendo questo, fatto questo, vado a fissarlo nella parte posteriore e con l'ago infeltrisco. Visto? Ora scendo e vado a fare la pinna superiore, e per quello andrò a utilizzare gli stessi colori fatti in precedenza. Perciò prenderò questa parte, ok, che attaccherò al di sotto in questo modo, un po' tipo Aquaman. Visto? E andrò a bloccarlo un po' più giù, dritto, in questo modo. Vedete? Lo faccio scendere un po', aprendolo semplicemente, e vado a bloccarlo centralmente. Porto nella parte posteriore quel che mi rimane, in questo modo. Uno,
e 2. Attenzione però, vado ad intrecciarli in questo modo. Farò uscire questa parte per realizzare la pinna esterna. Perciò prenderò questa parte, la sposterò e bloccherò la mia pinna. Ok? Farò lo stesso anche con l'altro lato, poi andrò a tagliarla e a modificarla. Perciò piegherò la parte posteriore e farò uscire la pinna dall'altra parte, come ho fatto in precedenza. Vado a dare forma alla mia sirena, come stringendo i fianchi in questo modo, scusate, così, in modo che prenda una forma femminile. Intanto nel frattempo blocco l'inizio della mia pinna e faccio prendere forma al corpo della mia sirena. Piano piano, come vi dico sempre, date forma ai vostri oggetti. Vedete, io sto schiacciando sempre nella parte centrale in modo da darle questa forma. Vedete? Ok, farò uscire questa parte come se fosse un'altra pinna. Piano piano porterò fuori, ecco qui, e continuerò a stringere la mia vitina. Ok, stringo e partirò giù con la coda un po' più larga. Aspettate che trovo il colore, eccolo qua. Vado a prendere un pezzo più grande al quale farò la stessa identica lavorazione e adesso ve la faccio vedere. Lascerò, vi ricordate che abbiamo lasciato i due pezzetti al di fuori per fare le pinne, perciò questi andremo a sollevarli verso l'alto, uno e uno due. Andremo semplicemente ad aggiungere una parte più bassa e faremo lo stesso lavoro fatto in precedenza. Perciò fisseremo prima la parte centrale. Vedete? E poi vado a tirare facendola girare verso il basso. Vedete? Faccio girare dietro e la porto giù. Per quale ragione? Perché devo portarla a un finale di punta, che sarà la parte che andrà a stringere la pinna della mia sirena. Allora vado a stringere nelle varie parti dando la forma, come vi ho detto. Vado a portarlo giù, vedete, vado giù e stringo, scendo e stringo, scendo e stringo e vado a fare questo lavoro. Vedete? Vado e stringo ancora fino a quando ho raggiunto la pinna che desidero. Vedete? Vado a fare questo, scendo e stringo. Vedete? Faccio aprire le due pinnine qui laterali. Vedete? Poi vado a tirare via la parte finale che non mi serve e vado a stringere il tutto lasciando al di fuori le mie pinne. Ecco qui. Vedete? Poi vado a finirla in tutti i particolari, vedete la pinna. Così poi posso usare i particolari con il pennarello, disegnare le scaglie oppure, beh, insomma, vedete che si rimane una piuma qua. Ecco, adesso andremo ad aprirla, semplicemente, vedete? Vado ad aprirla, la parte finale, vado ad aprire questa parte chiudendo però la parte finale. Guardate, questa parte andrò a chiuderla. Vedete?
stringendola. Ed ecco qua, vedete, ho stretto la parte finale e ora vado ad aprire la pinna in questo modo, semplicemente. E una volta aperta la mia pinna, andrò con il mio ago ad infeltrirla. Vedete, vado nel centro, facendo una specie di triangolo finale. E eccola qua, vedete? Ora vado a dare un po' più di forma al corpo, tirando e aprendo in modo da unire tutte le sue parti. Abbasso un po' la pinna e unisco tutte le parti in questo modo, stringendo un pochino, allargando un po' dove lo voglio più largo, stringendo un po' dove lo voglio più stretto. Beh, insomma, tante varianti. Posso anche scegliere altri colori. Vedete, adesso vado a tagliare le pinne in modo che siano uguali. Ecco qui. E adesso andrò semplicemente a mettere i capelli. Vediamo un po' che capelli ci metteremo. La faremo dei capelli neri? Così? La faremo dei capelli viola? Così? O la faremo con i capelli gialli, così. Sapete cosa vi dico? A me la sirena piace con i capelli viola. Allora tolgo, perché anche questa è lana pettinata, come vedete. Tolgo e vado a fare i capelli un po' più lunghi di quelli che ho fatto nella sirena precedente, andando a raccogliere tutte le parti dei capelli, così, semplicemente appoggiandolo sulla testa e con prudenza girando intorno e attaccando tutte le parti dei capelli alla testa della mia sirena. Vedete, sto girando piano piano e sto infeltrendo i capelli della mia sirena direttamente sulla sua testa. Ok, andiamo anche a pettinarla, questa povera sirena. Mi ho attaccati anche troppo i capelli sulla testa. Aspettate, che diamo un'acconciatura. Ecco qua, senza beccarmi un dito. Aia, come non detto. Ecco qua. Ed eccola qua, vediamo se devo attaccare i capelli da qualche altra parte. Sistemo. Vedete? Adesso, come al solito, io l'ho fatta velocemente, cercando di farvi vedere tutti i passaggi, ma piano piano, andando a riprenderla, verrà fuori una sirena bellissima. Aspettate che cerco di farvi vedere. Ripassate tutte le parti che avete realizzato. E magari utilizzate dei pennarelli
per poter dar vita realizzando occhi, bocca e tutto quello che è necessario alla vostra sirena. Adesso vi faccio vedere quello che possiamo fare utilizzando dei semplici pennarelli, perché così la sirena c'è e si vede che c'è, ma dobbiamo un attimo darle vita. Allora faremo gli occhi, che ovviamente dipenderà da voi che colore volete fare. Poi potete ovviamente disegnarli come più vi piace. Se avete l'opportunità di avere dei pennarelli o con degli aghi da ricamo, o beh, insomma, con qualsiasi cosa preferite. Cercherete di dare vita ad ogni sua parte. Potete anche continuare, se avete lana cardata, a dare colore in ogni parte e ripassare tutte le parti, più quelle che vanno più scure, insomma, per far vedere un attimo le ombreggiature degli abiti. Adesso vi faccio vedere un po' velocemente quello che si può fare. Vedete, io sto prendendo tutte sfumature più scure di quello che vedete, insomma. Ad esempio, nel turchese che non ho, andrò a prendere il celestino, se riesco a trovarne uno. Eccomi qua. Con il celestino andrò a realizzare dei piccoli passaggi come se ci fossero effettivamente delle ombre che formano adesso il viso. Non è che mi sia riuscito particolarmente bene in questo momento e ve ne do atto. Vediamo se mi colora il verde. La stessa cosa col verde. Andiamo a dare ombreggiature. Oh, scusatemi, ma come vi dicevo, non sto proprio benissimo. Vado a coprire gli occhi e adesso vi faccio vedere un segreto. Vedete? Io ho colorato con il nero ed è venuto fuori orribile. Allora vado con l'ago, piano piano, a dare forma ai miei occhietti, come buttando all'interno il nero, che diciamo inizialmente è uno scarabocchio. E adesso ve lo faccio rivedere. Io ho fatto prima un segno enorme con il nero, che era proprio orribile da vedersi. Adesso invece, utilizzando l'ago, sto recuperando, cercando di dare forma agli occhietti per fare qualcosa di più carino. Vado allo stesso modo a recuperare anche la bocca, piano piano, perché far velocemente anche queste cose non è facile, credetemi. Ci vuole sempre un po' di studio. Poi posso aggiungerci un fiorellino se ce l'ho a portata di mano. Faccio vedere. Aspettate che la preparo benino. Ta-ta-ta-ta. Dove siete? Allora, io le ho fatte entrambe velocissime, nel senso, considerato il fatto che non ho proprio tantissimo tempo per il tutorial, perché possiate vedere tutto. Poi, ovviamente, più tempo ci mettete a recuperare i particolari e più diventa bella, ve l'ho già detto, perché dipende da voi.
Io quando faccio queste cose non ho il tempo effettivamente di... Però aspettate che ve lo faccio vedere meglio, perché quello che non mi piace, non mi piace, scusatemi, ma... Scusatemi un attimo, vado a togliere e a correggere i difetti che non posso proprio vedere. Ecco qui. Allora, vado a recuperare un occhietto, vado a recuperare anche l'altro. Poi potete metterci i fiori. La bocca è orribile. Scusatemi. Ok. Adesso è un po' più carina. Eccola qua. Dopo ovviamente la pettinerete, gli darete l'acconciatura, metterete dei fiorellini, dei nastrini, dei decori che volete fare voi. Non lo so cosa desideriate. Io è un'idea quella che vi propongo, perché attraverso queste poi potrete dare vita a ciò che desidererete voi, perché ripeto, io vi do l'idea, ma l'opera siete sempre voi a crearle. Io aspettate, che cerco di sederle un attimo. Vedete, le proporzioni sono le vostre, le testine. Aspettate, ecco qua. Questa addirittura l'ho fatta ancora più piccola. Vedete? Mi faccio attaccare, chissà che magari restino sedute perché non ho fatto punti d'appoggio. Oh, guardate un po' che stanno sedute. Due sirenette sedute in uno scoglio. Ah, eccomi qua. Spero vi sia piaciuto il video. Io vi chiedo scusa, non sono proprio in piena forma. E cerco di essere il più sorridente e il più serena possibile, anche se in verità soffro molto. Comunque, vi faccio vedere le sirenete, che secondo me possono essere una bella idea per tante ragioni, per realizzare tante cosine, per decorare una torta, magari di quelle scenografiche fatte in crepla e non solo, per poter fare delle bomboniere. Per poter giocare, insomma, tantissime cose. Spero vi sia piaciuta l'idea. E spero vi sia piaciuto il video. E speriamo di vederci presto. Se vi è piaciuto tutto, lasciatemi tantissimi like e tantissimi commenti. E vi aspetto sempre più numerosi tra i miei iscritti. Vi piacciono le mie idee? Condividetemi, condividetemi, condividetemi. Ciao!